lutto per quanto riguarda il cinema internazionale. Poco fa ci ha lasciati una interprete del grande schermo che ha lavorato con i grandi, un'altra grande interprete del cinema, di caratura internazionale, ci ha lasciati oggi. Perdita importante in particolar modo per il mondo del grande schermo americano, vista la grande longevità dell'attrice. Lutto nel cinema internazionale. Pixabay, è venuta a mancare, all'età di 94 anni, l'attrice Aileen Ryan. Un nome che forse non dirà moltissimo al pubblico italiano, ma basti sapere che fu una star del piccolo e del grande schermo negli USA. Aileen Ryan è anche nota per essere stata la madre di Sean Penn, uno degli attori e registi statunitensi più bravi ed apprezzati degli ultimi da 25 a 30 anni. Proprio da lei e dal padre Leo, Penn ha acquisito una grande dimestichezza nel cinema e coltivato l'amore per la pellicola. Morta Aileen Ryan, attrice di TV e cinema e madre di Sean Penn, Aileen Ryan ha esordito da giovane come attrice televisiva, negli anni 60 e 70. Nata a New York nel 1927, aveva preso parte a fiction di grande successo in America e non soltanto, come Bonanza e Ai confini della realtà. Negli anni 60 decise di ritirarsi dalle scene televisive per dedicarsi completamente alla famiglia. La Ryan tornò a lavorare, gettandosi nel cinema, a partire dalla fine degli anni 80, quando iniziò ad interpretare i ruoli di donna matura e saggia. Sean Penn decise di utilizzare il volto e le grandi capacità sceniche di sua madre facendola apparire in ben tre sue pellicole da regista. Ovvero Lupo solitario, La promessa e Tre giorni per la verità. Sean Penn e la madre Aileen Ryan, ANSA Photo, Aileen Ryan fu chiamata a recitare anche accanto a suo figlio Sean. Ha infatti ottenuto ruoli secondari in pellicole come Mi chiamo Sam e Tutti gli uomini del re, in cui il noto attore interpreta il ruolo di protagonista. Scomparsa a 94 anni, Aileen Ryan aveva un altro figlio, il compositore e cantautore Michael Penn. Mentre nel 2006 perse il suo ultimo genito, l'attore Chris Penn, morto per via di un attacco cardiaco improvviso. Anche il marito e regista Leo Penn è scomparso nel 1998.